allungare il campo, diciamo, non è una realtà dove si fa il miele, non è un luogo dove troverete le arnie, diciamo, in realtà, tra l'altro anche nel Lazio ce ne sono, insomma, sono diffusi dappertutto. È una realtà, cioè, se noi pensiamo, da quello che vediamo, se noi pensiamo alla realtà dell'alveare e alla laboriosità delle api, è un luogo dove si prova a costruire un'alternativa. Allora, questi alveari, questi luoghi dove si fa rete e dove si prova a costruire un'alternativa allo spreco, un'alternativa al rispetto al consumo delle risorse ambientali, è un luogo dove si fa anche innovazione. Perché poco fa, Fabio, ti dicevo che questa esperienza, questa startup nasce dall'incubatore I3P del Politecnico di Torino. Insieme a questa realtà che è partita da Torino questo fine settimana in concomitanza con il Salone del Gusto Terra Madre, attraverserà e sosterà in altre piazze centrali di città di questo paese. Ti parlo di Milano, ti parlo di Bologna, di Roma, di Napoli e di Bari. Questa struttura si porta dietro, e quindi fammi dire anche un po' retoricamente, questo alveare si porta dietro tutta una serie di altre api, oltre a quelle che lavorano per l'attività dell'alveare, che sono altre start-up che animeranno le piazze di queste sei città in uno spazio che è stato denominato in maniera, secondo me, molto puntuale Food Innovation Village, un villaggio dove si affronta l'innovazione del cibo, dove si ragiona sulla possibilità di, come dire, di accorciare la filiera e di ragionare su quello che è il rapporto con il consumo del cibo e con lo spreco. In molte città ci saranno delle start-up che si occupano di lotta agli sprechi, di cene sociali, di innovazione del cibo, di recupero del cibo non lasciato sulle tavole, per esempio, dei ristoranti. Questa è una realtà molto, molto ampia, ci sono diverse start-up, già a Torino questo fine settimana ce n'erano più di 10, in ogni città ce ne sono diverse, e queste piazze saranno animate in maniera molto, molto forte. Gli start-upari, come li definisco, gli operatori dell'alveare che dice sì, saranno lì ad incontrare la gente e a raccontare quello che ogni giorno fanno per provare a cambiare, a invertire il percorso di questa società e di questo paese, che in realtà con lo spreco e con il consumo ha un rapporto molto problematico, direi quasi di disattenzione, se non di indifferenza. Allora, quando ragionammo con Francesco e con altri editori piccoli e medi sulla possibilità di accorciare la filiera della distribuzione editoriale, proprio creando un contatto, un ponte tra edicolanti ed editori, proprio l'obiettivo era proprio esattamente quello che ha appena detto Francesco, cioè rendere il consumo più consapevole, sicuramente più corto, quindi più eco-compatibile, e rinnovando la magia dell'incontro, la grande forza dell'incontro tra persone che saltano, quindi l'intermediazione elettronica, anzi non è che la saltano, gli attribuiscono il valore che compete alla intermediazione elettronica, cioè quella di mettere soltanto in contatto, ma non per esempio di fare l'acquisto online. L'acquisto vero e proprio avviene de visu, con il contatto tra le persone. Ma io credo che anche per altri prodotti del nostro consumo quotidiano, io credo che le edicole possano dare una mano, sicuramente non dal lato logistico quanto da quello dell'informazione, o magari ci sono delle edicole che hanno una situazione, un contesto urbano particolare, e magari si possono permettere una piazzola. Tra l'altro abbiamo proprio da pochi giorni inaugurato uno spazio in cui parleremo di enogastronomia, e pensiamo appunto
di fare in modo che le edicole diventino un punto di riferimento, se non per il consumo alternativo, perché chiaramente non è possibile dal punto di vista commerciale, sicuramente per tutta la parte che riguarda l'informazione, la diffusione degli opuscoli, tutte cose che riguardano proprio storicamente l'attività delle edicole. Vedremo magari se avremo la possibilità di approfondire. Tu hai detto che vieni a Roma, quindi ci potremo sicuramente incontrare con la redazione di Radio Rete Edicole e vedere di studiare appunto un qualche tipo di collaborazione. Intanto abbiamo lanciato un piccolo sassolino e faccio un invito esplicito agli edicolanti di Milano, di Bologna, di Roma e di Bari, magari ad andare a curiosare in queste kermesse, poi diremo le date, Francesco, così assolutamente. Andare a curiosare e magari vedere se c'è qualche possibilità, no, di sincronizzazione, perché io lo ripeto, quella delle edicole è una vera rete cittadina molto diffusa in tutti, quindi i contesti urbani, che sta cercando una nuova identità, sta cercando una nuova collocazione, e questa del consumo permette di associare all'organizzazione logistica sicuramente una filiera dell'informazione in cui le edicole possono giocare un ruolo primario. Allora, a te ancora la parola per vedere insieme le date e i luoghi, se li hai, così magari diamo un'informazione in più. Assolutamente sì, volevo soltanto aggiungere che hai colto il segno, nel senso che l'incontro in carne e ossa delle persone con i produttori e, come dire, il corpo forte, solido di questa iniziativa, di questo progetto che sta crescendo in maniera molto forte in questo paese. L'alveare che dice sì vuole mettere insieme di nuovo le persone, diciamo la prima tappa, quella di Torino, ha dimostrato anche a me che seguo, diciamo, professionalmente dal punto di vista lavorativo come giornalista questa esperienza, e che le persone hanno bisogno di una svolta, hanno bisogno di capire che è possibile insieme, come dire, cambiare l'ordine delle cose. Quindi questo è l'obiettivo dell'Alveare, che è partito da Torino il fine settimana scorso e che nei prossimi giorni sarà nelle altre città. Volevo aggiungere che, e poi vi dirò subito le date senza rubare ancora tempo a questo e spazio a Radio Rete Edicole, che in ogni città ci sarà anche uno spazio che abbiamo denominato Social Readers, dove allo storytelling, al racconto del cibo, affiancheremo anche elementi di riflessione e di divertimento sul libro, sul digitale, sui nuovi lettori, sulla musica, sulla responsabilità sociale. A Roma parleremo di libri e responsabilità sociale, e parleremo anche di territorio, di prodotti a chilometro zero puliti e legali, parleremo di storie, di geografia, di strada, per esempio a Bari, parleremo di librerie che sono social e più social dei social, così come penso vengano considerate ancora, e per fortuna, anche le edicole. In ogni caso, Milano, giovedì 29 settembre e venerdì 30 settembre, nella zona portuale della Darsena dei Navigli, il Food Innovation Village avrà il suo spazio e racconterà, incontrerà i milanesi e non solo, sui temi dell'innovazione digitale legata alla spesa e al taglio agli sprechi, alla responsabilità sociale. Poi ancora ci si sposterà a Bologna sabato 1 e domenica 2 ottobre, piazzale Iacchia o Iacchia, questo non lo so, non me ne vogliono gli amici bolognesi, ai Giardini Margherita. A Roma, a Trastevere, piazza San Cosimato, giovedì 6 ottobre e venerdì 7 ottobre. A Napoli, zona Vomero, via Luca Giordano, sabato 8 e domenica 9 ottobre. E per chiudere questa cavalcata inarrestabile, a Bari, venerdì 14 e sabato 15 ottobre, alla Muraglia, alla zona del Fortino. Insomma, è un programma molto denso. Tra l'altro, a questi incontri di piazza ci saranno sempre un giro
del giorno precedente ai produttori della zona in cui saremo, dove ci sarà un incontro diretto con chi produce e poi distribuisce ai vari alveari territoriali i propri prodotti. È una sfida affascinante, molto bella, molto interessante, anche molto divertente, dove, come dire, l'incontro la farà da padrone e proviamo a raccontare un'Italia diversa, perché questo in realtà poi è un racconto dell'Italia che sta cambiando, che sta provando a cambiare l'ordine delle cose. Dunque, gli orari, Francesco, Milano, hai detto 29:30 ai Navigli, la mattina o il pomeriggio? No, diciamo che i Food Innovation Village sono aperti dalle 11 del mattino fino alla sera inoltrata, fino a dopo le 20, le 21, per cui tutte le piazze che vi ho elencato poco fa hanno questo orario, dalle 11 del mattino fino a sera inoltrata. Ci sarà anche la possibilità di fermarsi in ogni piazza a cenare con prodotti dei produttori locali presso un food truck, che è un mezzo che parte da Torino e che preparerà pranzi e cene lungo tutta l'Italia. Allora, riassumiamo quindi: Milano, Bologna, Roma, Bari e Napoli. Esatto, Roma, Napoli e Bari, esatto. A Roma in piazza San Cosimato, Bari al Fortino, Bologna via Iacchia o Iacchia e Milano ai Navigli, quindi dalle 11 alla sera. E Napoli mi è sfuggito. No, Napoli forse non l'ho detto in realtà, zona Vomero, via Luca Giordano. Via Luca Giordano, ecco, davanti all'edicola del nostro Aldo Esposito. Io ricordo. Proveremo bene a rivolgere l'edicolante di via Luca Giordano. Ma sicuramente, guarda, lui c'è, cioè, tutto quello che può riguardare l'innovazione. Tra l'altro, a Napoli trovate un clima, come dire, sociale e politico davvero interessanti. Abbiamo mandato pochi giorni fa, la puoi reperire sulla nostra bacheca, l'intervista all'assessore al commercio Panini, che ha ragionato con noi appunto proprio del ruolo di queste cose, e cioè il contesto urbano come andrebbe ragionato in relazione a una nuove modificazioni dei comportamenti, ma soprattutto dei mestieri. Sai che Napoli ha ancora una componente artigianale molto importante, e soltanto che prossimo anno, quando si deciderà di occupazioni di suolo pubblico, quindi di tasse, vorremmo che davvero molti comuni non si riducessero poi a usare le attività commerciali come bancomat, ma cominciassero a fare un ragionamento sul ruolo mutato. Sicuramente quello delle edicole è tra questi. Francesco, allora ti ringrazio tanto di questo intervento. Naturalmente ci aggiorneremo, quindi di volta in volta daremo conto in qualche modo, visto che sei anche giornalista, quindi sfruttiamo, daremo conto di queste tappe, dei risultati che raggiungerete. Mi sembra di capire che forse riusciamo a fare anche una diretta, se tu sei sulla piazza intorno alle 11, noi una diretta la facciamo, perché siamo in onda a quell'ora, magari facendo qualche piccolo cambiamento di palinsesto, e comunque possiamo registrare. Francesco, in bocca al lupo e grazie ancora. E grazie anche a voi, buona giornata a tutti.